le cose che mi sono piaciute di più di tutto il progetto che abbiamo fatto. La gara di orienteering. E tu invece? Pure. Qual è stata la cosa che ti è piaciuta di più di tutte le varie attività che abbiamo fatto fino adesso? La visita guidata ti è piaciuta? Sì, molto. La biodiversità è la ricchezza di specie viventi presenti sulla Terra. Da un punto di vista etimologico è la diversità delle forme viventi sulla Terra. L'uguaglianza non esiste, cioè nella natura ogni pianta è diversa, ogni seme è diverso, ogni animale è diverso, ogni gene è diverso. La diversità è il vero valore. Orientarsi nella biodiversità è un progetto di educazione ambientale che l'ISPRA ha voluto realizzare nell'ambito dell'anno internazionale per la biodiversità. Fornire appunto ai ragazzi, in questo caso delle scuole medie, l'occasione di fare esperienze sul campo che consentano loro di sperimentare in prima persona direttamente quello che è l'oggetto dell'apprendimento, nel nostro caso quindi appunto il concetto di biodiversità. Il progetto ha cercato di integrare delle attività didattiche svolte in aula con delle attività outdoor con l'utilizzo di una metodologia tra virgolette sportiva che è quella dell'orienteering. Per questo si è scelto di partire per questo progetto da un luogo vicino alla loro esperienza quotidiana, che era quello di Villa Cetimontana, che è appunto un parco urbano nei pressi della scuola Mazzini, dove il progetto è stato realizzato, e che la maggior parte dei ragazzi conoscevano molto bene, con i quali avevano una grande familiarità. Sono affrontati con un linguaggio estremamente accattivante quelle che sono i principali elementi di interesse sulla biodiversità, quindi che cos'è la biodiversità, perché è importante, perché rappresenta appunto un valore per il nostro pianeta e per la nostra stessa sopravvivenza. Un altro elemento significativo da un punto di vista metodologico è la multidisciplinarietà, e in particolar modo per quello che riguarda il tema della biodiversità ha consentito di esplorarlo nelle sue molteplici dimensioni, che vanno da quella ovviamente ambientale a quella sociale a quella culturale. La diversità come valore è stato uno dei concetti più importanti dell'intero progetto. Quest'anno, il 2010, oltre a essere l'anno internazionale della biodiversità, è anche per le Nazioni Unite l'anno internazionale per l'avvicinamento dei popoli e delle culture, quindi viene assolutamente messo in evidenza anche questo aspetto. È diverso uguale valore, cioè già la classe stessa, la scuola stessa è una scuola che fa della diversità il proprio baluardo, è una scuola multietnica, è una scuola in cui sono ospitati in maniera estremamente seguita anche bambini con diverse abilità, principalmente riguardanti l'udito. E pertanto la diversità in quella scuola effettivamente è un valore e la praticano in maniera quotidiana. Si è trattato sicuramente di un progetto sperimentale, soprattutto nel cercare di utilizzare una metodologia che fosse appropriata sia al tema trattato e sia che fosse consona a quelle che sono le capacità cognitive di ragazzi appunto di 12 anni, di 11 anni. I ragazzi sono stati entusiasti di questo tipo di attività, loro hanno mostrato interesse per tutti gli aspetti di questa tematica e quindi in particolar modo sulla ricchezza della biodiversità nel nostro paese, in Italia, e quindi mi riferisco alla ricchezza delle specie, animali e vegetali. Il progetto è stato articolato in 4 puntate, tra virgolette, quindi si è trattato di un percorso abbastanza breve, ma abbastanza anche intenso, ed è iniziato con un primo incontro appunto in aula. Sì. La prima parola?
Abbiamo preparato dei cartelloni sui quali abbiamo trascritto delle frasi, delle affermazioni relative alla biodiversità in forma di domanda e risposta, ma con la risposta criptata, quindi la frase criptata che i ragazzi dovevano scoprire indovinando le lettere, le consonanti e le vocali. Allora, la differenza tra un uomo e un animale. Vincenzo, dai! Io mi giocherei jolly sulla parola lunga. Naturalmente questo gioco voleva suscitare soprattutto la loro curiosità, il loro interesse verso il tema. Quindi l'unica regola del gioco era che le loro ipotesi di risposta fossero precedute a loro volta da delle domande sul tema. Quale potrebbe essere qui? Quindi abbiamo delle specie animali e delle specie vegetali. Noi che specie siamo? Ed è stato un gioco che è funzionato molto bene, ha risvegliato molto entusiasmo nei ragazzi. Dai, provate a indovinare un'altra parola. Chiaramente siamo stati affiancati anche degli esperti, da nostri colleghi esperti di biodiversità. Nella seconda parte di questo nostro incontro a scuola c'è stato l'incontro tra le classi e per l'appunto l'esperto, anche questo gestito in maniera assolutamente interattiva. Siamo rimasti molto sorpresi perché in realtà conoscevano già la tematica e anche attraverso i vari giochi che abbiamo fatto nel corso delle unità didattiche abbiamo potuto scoprire a nostra sorpresa che conoscevano, diciamo, il tema. È una delle esperienze educative che sono state fatte all'interno di questo progetto. È stata la visita guidata con i nostri esperti naturalisti all'interno di Villa Cellimontana. Secondo me è un elemento fortemente significativo di questo progetto perché ha consentito ai ragazzi di vedere trattate le tematiche tipiche della biodiversità all'interno di un contesto familiare, quindi di riportare quei concetti che potevano essere toccati solo teoricamente in lezioni frontali in classe a un'esperienza diretta della propria vita, della propria quotidianità più familiare. Quale questa? L'ho toccata pure io. Esatto, però non dalle foglie, ma dal fusto, dalla cellulosa del fusto si può fare la carta. Quindi le piante cosa fanno? Si mangiano, fanno i semi, l'alloro che qualcuno ha si usa per gli arrosti, per condire. Abbiamo voluto mettere in gioco anche un altro aspetto estremamente significativo di una esperienza educativa, ovvero quella della dimensione affettivo-emozionale. In questo senso abbiamo proposto, durante la visita guidata, il gioco dell'albero amico. Ed è stato estremamente emozionante ed estremamente significativo vedere come i ragazzi che fino a poco prima seguivano i concetti esposti dall'esperto nella visita guidata, nel momento in cui sono stati invitati a scegliere un albero per loro particolarmente attraente, particolarmente simpatico, particolarmente caratterizzato, si sono letteralmente precipitati verso questi alberi, ognuno scegliendo il proprio ed ognuno entrando in relazione fisicamente con l'albero stesso, proprio abbracciandolo, proprio toccandolo, annusandolo con tutti se stessi. Ed è stato anche altrettanto significativo raccogliere le impressioni che loro hanno avuto da questa esperienza, che hanno riportato su foglietti con delle frasi simpaticissime, a volte anche con un processo di identificazione, quindi proiettando sull'albero delle proprie caratteristiche. Chi manca lei? Grazie. Temevo snobbassero la proposta di
toccare, di abbracciare, di conoscere l'amico albero, insomma di conoscere l'albero in una maniera diciamo non accademica, no? Non strutturale. Invece sono stati entusiasti, non si sono bloccati di fronte a niente, hanno lasciato sempre libero sfogo alle emozioni, quindi hanno un rapporto ancora cioè autentico e fluido con l'emozione, con il sentimento. Dove siamo precisamente? Noi siamo qui. Okay. L'evento centrale del progetto è stata l'esercitazione non competitiva di orienteering. L'orienteering è una disciplina sportiva che recentemente si sta sviluppando anche in Italia e che consiste nel effettuare un percorso all'interno di un'area generalmente all'aperto ma anche al chiuso, e identificando alcuni punti di riferimento chiamati lanterne. Come ci si può muovere in un ambiente naturale non conoscendolo prima e utilizzando una mappa. L'integrazione tra l'orienteering e queste attività didattiche ci ha permesso di ottenere un miglior apprendimento, e questa è stata una cosa molto importante che ci è stato possibile raggiungere grazie alla collaborazione con la FISO, cioè con la Federazione Italiana Sport Orientamento. E un'indicazione e un consiglio: la carta va tenuta sempre orizzontale perché è come se fosse una fotografia dall'alto, quindi non la mettete così come fosse un libro, un foglio da leggere. Cercate di girare la carta così come il territorio è nella realtà orientale. L'orienteering è nella realtà una gara sportiva, infatti viene effettuata per tutte le fasce d'età, quindi dai bambini diciamo, fino agli adulti, e consiste nel cercare diciamo, dei punti di riferimento, dette lanterne, mediante l'utilizzo di una mappa. Viene dato un tempo, infatti come dicevo è una gara che si basa fondamentalmente sulla velocità. I ragazzi hanno corso anche loro durante l'attività di orienteering, però loro avevano anche un altro compito, quello di soffermarsi su ogni punto e cercare i cosiddetti bioquiz, nei quali venivano rivolte proprio delle domande specifiche sulla biodiversità. I ragazzi ad ogni lanterna, ad ogni punto di riferimento, dovevano cercare di risolvere questi bioquiz. E quindi alla fine diciamo che in questo tipo di attività non contava tanto la velocità, ma la capacità invece di saper rispondere correttamente a queste domande, a questi test. I ragazzi si sono divertiti moltissimo e i risultati sono stati ottimi. Io, per aiutare la biodiversità, farei degli spazi fatti apposta per le specie di animali in estinzione. Farei un partito contro i cacciatori di frodo e contro quelli delle foche, che sono i miei animali preferiti. Il mio partito si interesserà degli spazi che stanno per essere distrutti dall'uomo e dei trafficanti di animali irregolari. Viva la biodiversità! L'ultimo modulo in cui abbiamo diviso l'intero progetto è stato appunto l'incontro di debriefing, che è servito a fare un bilancio complessivo dell'esperienza. Poteva essere un disegno, una poesia, una rima baciata, una frase, uno slogan, un poster. I ragazzi si sono sbizzarriti in una maniera incredibile. Usare macchine elettriche, non disboscare, non lasciare la spazzatura in giro. Si dovrebbero inventare macchine che vanno ad acqua non potabile, perché almeno si risparmia, pure non si inquina. Hanno prodotto delle cose estremamente creative, peraltro, e hanno fatto dei disegni con la terra tutta circondata da alberi, non vogliamo le industrie ma vogliamo riciclare, insomma delle cose veramente belle. L'invito che noi abbiamo fatto a questi ragazzi, in più di un'esperienza che abbiamo loro proposto, era proprio di trovare una dimensione di espressione di se stessi. Nell'incontro di debriefing abbiamo restituito ai ragazzi alcuni loro lavori che avevamo raccolto negli incontri precedenti, allestiti in dei poster colorati, cercando di suddividere tutte le loro emozioni. C'era una forza
nelle frasi che scrivevano, proteggere questa biodiversità, questa natura che gli era sembrata una cosa effettivamente preziosa, ma lo volevano fare con una tale energia, con una tale con un tale trasporto. Questo mi è rimasto, cioè ricordarmi di avere più trasporto e più immediatezza nelle cose proprio. Euforico ai massimi livelli proprio di agitazione, invece è stato il momento della premiazione. Tutto l'entusiasmo, tutta la vitalità di ragazzini di 11 anni ha dovuto essere contenuta dalle quattro pareti di una palestra, e questo ha movimentato di molto la questione. Era chiaro, e è una cosa che abbiamo ribadito in ogni incontro, che non sarebbe stata premiata alla velocità nella gara dell'orienteering. Quello che abbiamo preferito premiare è stato la comprensione dei contenuti. Infatti abbiamo premiato chi ha risposto in maniera più esatta ai vari bioquiz, ai bioquiz che erano disseminati su tutto il percorso. E abbiamo anche inserito un altro elemento di premiazione, premiando le classi, e quindi cercando di trasmettere anche ai ragazzi il senso del risultato collettivamente raggiunto, oltre che quello individualmente raggiunto, quindi cercando di dare a loro anche quest'altra dimensione dell'esserci e del partecipare a un percorso di apprendimento. L'energia che è profonda, no? delle schegge a impazzire, ma proprio fisicamente sono tutti che zompettano, saltano, sono una forza incredibile. È stato sicuramente un progetto interessante, molto impegnativo, molto faticoso, ma anche emozionante. Ed è stato emozionante per la relazione e per l'empatia che si è creata fin dai primi momenti tra noi e i ragazzi. Si è stabilita un'empatia profonda, è stata proprio, cioè, emozionante. Ci piacerebbe ripetere, diciamo, questa iniziativa, e poi vorremmo anche cercare di migliorare anche gli strumenti metodologici che abbiamo utilizzato. Noi speriamo che sia servito ai ragazzi per fare un piccolo passo magari nel percorso che li porta ad avere, oltre che più conoscenze, più consapevolezza e più competenze nell'esercizio della libera scelta di quello che fanno quotidianamente, e quindi delle scelte che loro vanno ad operare come cittadini. Quanto questo incide, per esempio, nel nostro caso, con la perdita o con la salvaguardia della biodiversità. Gli odori brutti non dobbiamo amare, e la biodiversità dobbiamo salvare. Bronco polmonite, bronco polmonite, come concime siamo la fece di gatti, di cani e altre specie. Bronco polmonite, bronco polmonite. Noi dedichiamo questa canzone a tutti gli animali in via di estinzione. Bronco polmonite, bronco polmonite, salvaguardiamo la terra, siamo la serra. Bronco polmonite, bronco polmonite, mandiamo via il cacciatore, il cacciatore, e creiamo un mondo migliore. Io, io, io. Grandi applausi a tutti. Sì, ma io sto parlando da libera. No, mi vorrei rivedere per vedere come sono venuta. Finale debriefing.